la tecnologia al servizio dell'ambiente è il caso del progetto Savager, messo a punto da ARPA Lombardia e finanziato dalla Regione con l'obiettivo di introdurre i sistemi di intelligenza geospaziale e l'osservazione della Terra da satellite, aereo e drone per il presidio ambientale del territorio. Il progetto si propone due importanti obiettivi: la sorveglianza attiva del territorio e il controllo di situazioni anomale. Nasce grazie alle professionalità già presenti in ARPA. Il progetto Savager si basa su un utilizzo integrato di diverse tecnologie. Innanzitutto immagini acquisite da aereo e da satellite su aree vaste, anche di migliaia di chilometri quadrati come possono essere quelle di una provincia intera, allo scopo di intercettare il maggior numero possibile di situazioni critiche, ovvero sia di siti dove c'è un'alta probabilità di gestione illecita dei rifiuti, quindi sia in impianti autorizzati ma che non rispettano completamente le normative, che anche in luoghi dove la gestione è totalmente illegale. Savager utilizza una strategia di controllo a due livelli. Con il primo livello di sorveglianza si effettua una mappatura periodica a tappeto di aree vaste. In questo caso vediamo l'ambiente di fotointerpretazione del progetto Savager, pensato per appunto fotointerpretare e individuare i siti potenzialmente critici per la gestione di rifiuti. Quindi ogni puntino è un punto mappato che ha una potenziale criticità. Ed è qui che entrano in gioco i droni, pilotati da dipendenti dell'agenzia, che sorvolano sulle aree critiche e raccolgono dati fondamentali. Una volta che viene identificato il sito critico, allora la squadra si porta sul campo e sceglie quale tipologia di macchina adottare a seconda delle condizioni di rilievo. Abbiamo un'ala fissa oppure dei multicotteri di diverse tipologie. Questo tipo di dato consente all'operatore di andare a ricavare informazioni sui quantitativi che sono stati depositati. Le immagini fotografiche ci dicono le tipologie, ce le dettagliano estremamente con grande cura. E la nuvola di punti o anche altri prodotti ci permettono di misurare e poter comunicare alle forze dell'ordine i quantitativi di materiali che sono stati abbandonati.